Buongiorno e bentrovati con l'appuntamento della rassegna stampa di Futura News. Andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani. Apriamo con la Repubblica, la politica. Cooper lo lascia, si spacca al PD. Renzi rilancia, le critiche si accettano e Letta accelera sul rimpasto e lavoro. La fotonotizia invece è dedicata a un'esclusiva di Repubblica, le minacce dal carcere di Totorina verso il PM di Matteo. Anche la stampa apre con la politica, Cooper lo lascia, Renzi non cede, il presidente attacchi personali, il segretario le critiche si accettano. In taglio medio invece la stampa dedica un ritratto proprio al pubblico ministero Nino Di Matteo. Cerco di vivere normalmente la mia vita di tutti i giorni, anche se è blindata, e per i miei angeli custodi provo ammirazione. La crisi nel Partito Democratico è anche in apertura sul Corriere della Sera, rottura nel PD, Cooper lo lascia, Renzi va avanti, volevo le preferenze, Berlusconi ha detto no. Poi andiamo in taglio medio e c'è una notizia curiosa che all'interno del Corriere della Sera c'è una guida su come cercare le occasioni, lavoro ai giovani, gli incentivi nascosti, regione per regione. Poi passiamo allo sport con Tutto Sport che apre con la sconfitta della Juventus ieri sera in Coppa Italia. Roma avanti in Coppa Italia, Conte paga il turnover, Juve l'hai buttata via. In alto si parla anche di calciomercato con il mancato scambio tra Vucinic e Guarin, comica Inter. E nelle pagine interne della Repubblica andiamo ad approfondire le accuse forti del boss mafioso intercettate dalla DIA il 16 novembre con un video pubblicato in esclusiva da Repubblica TV. Il leader mafioso accusa Provenzano. Nel 1993 le stragi di Stato le ordinò lui. Il boss si augura che ne nascano 1.000 come lui e dice: Berlusconi se lo merita, abbiamo diritto di prendere anche lui. Lo sfogo prosegue, mai trattato con Mancino. Il caos all'interno del Partito Democratico è nelle prime due pagine interne del Corriere della Sera. Cooper lo si dimette, Renzi non si ferma, l'ex avversario del sindaco lascia la presidenza dopo il duello in direzione. Contro di me attacchi personali. La replica di Matteo Renzi, non accetti critiche. Qui troviamo le frasi salienti del confronto di ieri tra Gianni Cooperlo e Matteo Renzi. Il presidente del PD Gianni Cooperlo si dimette dopo lo scontro con Matteo Renzi, allarmato dalla sua concezione del partito e del confronto, scrive nella lettera aperta lasciata ai quotidiani ieri pomeriggio. Replica del segretario, rispetto il gesto di Cooperlo, ma non condivido. Bisogna saper accettare le critiche. E a pagina 3 invece si parla di una possibile divisione del PD. E si parla delle quattro anime che sono all'interno del Partito Democratico, che si stanno sviluppando all'interno del Partito Democratico, e sono i fedelissimi di Bersani e lo strappo di Fassina, i giovani turchi e la linea del dialogo. Contro il segretario c'è anche Giuseppe Pippo Civati, e poi c'è la pubblica opposizione della vecchia guardia come D'Alema, Anna Finocchiaro e Cesare Damiano. E nelle pagine della cronaca locale della stampa, pagina 44, i trasporti. Passante metro, blitz del sindaco, recuperati 53 milioni. Via libera dal ministero allo sblocco dei fondi per la costruzione della nuova linea metropolitana, la linea 2 che partirà da Rebaudengo e arriverà fino all'ospedale San Giovanni Bosco. Dall'altra parte invece caselle, nuove rotte e investitori stranieri per costruire il futuro. Oggi incontro con compagnia aerea e tour operator. L'AD Sagat dichiara che sono a buon punto le trattative con Ryanair per rendere l'aeroporto torinese uno scalo internazionale. Beppe Gerzi dell'Unione Industriale rafforza la posizione con: un aeroporto debole penalizza la città. Siamo e saremo tra le 10 città metropolitane del paese e dobbiamo avere uno scalo che corrisponda al ruolo della città, che non sia il penultimo. E chiudiamo con lo sport, nelle pagine interne di Tutto Sport. Roma, ecco la vendetta. Conte capoccia, Juve due fuori. Annullato gol a Peluso, decide Gervinho con la difesa in bambola. Il turnover fa acqua. A pagina 3 vediamo che Antonio Conte, l'allenatore della Juventus, si lamenta. Per fortuna che abbiamo gli aiutini. Il gol di Peluso era regolare. Ci spostiamo a pagina 8 dove si parla di calciomercato e della trattativa saltata con l'Inter per lo scambio tra Vucinic e Guarin. Toir blocca tutto e la Juve si infuria e si aprono nuove piste per il mercato del Montenegrino e per Vucinic si riparla della Premier e contatti con Arsenal, Chelsea e Tottenham. E per la rassegna stampa di oggi è tutto, vi diamo appuntamento alle 13.15 con il nostro giornale radio, il Futura News per Radio 110. E vi auguriamo una buona giornata. Arrivederci.